Ciao e benvenuto nel nostro canale. In questo video vedremo come realizzare una mascherina fai da te. Si precisa che non è assolutamente una soluzione sostituibile ad un presidio medico, ma può offrire un minimo di protezione rispetto al niente. Vediamo l'occorrente. Una pinzatrice, una forbice, degli elastici, dei ferretti per legare le bustine del congelatore, la carta da forno. Perché la carta da forno? Questo tipo di carta limita il passaggio dell'umidità, ma fa passare l'aria. Ora, prendiamo la carta da forno e tagliamo circa 30 cm. Per comodità, noi lo abbiamo già fatto. Mettiamo da parte un attimo gli elastici ed i ferretti. Ora andiamo a piegare la carta forno da un lato e dall'altro per circa 1,5 cm, 2 cm. Un lato, l'altro. Non dobbiamo essere precisi. Così, via, un lato, l'altro. Ora andiamo ad applicare su ciascuna estremità l'elastico, servendoci della pinzatrice. Un lato. L'altro lato. Ora andiamo a prendere il ferretto e lo andiamo a applicare nella parte centrale della maschera. Ora andiamo ad aprire pian piano la maschera. Cercando di dargli una forma. Nella parte centrale abbiamo messo il ferretto. Questa sarà la parte superiore della maschera. Il ferretto aiuterà la maschera ad aderire meglio sul nostro naso. Gli elastici dietro le orecchie ed il gioco è fatto. Ora ritorniamo un attimo a quello che abbiamo detto prima. Perché abbiamo utilizzato la carta da forno? Prendiamo una ciotola, dell'acqua, versiamo l'acqua all'interno della maschera,
Come potete vedere, la tazza resta completamente asciutta. Questo appunto perché questa carta limita il passaggio dell'acqua, ovviamente temporaneamente, ma fa passare l'aria. Se la maschera dovesse risultare troppo lunga, basterà agire alle estremità. Ed ecco, questa è diventata una maschera più piccola, sempre con il nostro ferretto, ma decisamente più piccola.